Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Siria, Vaticano, si rischia un conflitto mondiale. Fiat, via libera nomina rappresentanti FIOM. Calcio, assalto al pullman del Verona, poteva finire male. Il Vaticano ribadisce il suo no alla guerra in Siria, temendo il rischio che il conflitto possa estendersi ad altri paesi. La Russia, intanto, sostiene che le prove fornite dagli USA sull'uso di armi chimiche da parte del regime di Damasco non forniscono dati certi sul loro uso da parte di Assad. Fiat annuncia che accetterà la nomina dei rappresentanti sindacali della FIOM a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 23 luglio scorso. Il Lingotto però sottolinea che un intervento legislativo è necessario per poter garantire l'impegno industriale di Fiat in Italia. È un fatto di gravità inaudita, per miracolo non si è fatto male nessuno. Il presidente del Verona, Maurizio Setti, condanna il lancio di sassi a Roma contro il pullman del club. È stata un'imboscata, spiega il questore di Roma, Fulvio Della Rocca, aggiungendo che la polizia ha fatto il suo dovere. Beppe Grillo contro Luciano Violante e il PD, accusato di voler salvare Berlusconi evitandogli la decadenza da senatore. Arriva Violante e dice che un pregiudicato ha il diritto di difendersi. Voi del PD, si legge sul blog del Movimento 5 Stelle, siete marci fino al midollo. L'Istituto Superiore di Sanità ha registrato la positività per il virus dell'influenza aviaria in una persona affetta da congiuntivite. L'uomo, spiega il Ministero della Salute, è stato esposto per motivi professionali a volatili malati in un allevamento dell'Emilia-Romagna. Tragico incidente di montagna in Val Gardena. Tre alpinisti tedeschi sono morti precipitando per circa 350 metri mentre si trovavano sulla parete nord del Sasso Lungo. I tre erano legati con la corda e probabilmente uno di loro è scivolato trascinando giù gli altri due. È prevista per il 15 settembre l'inaugurazione del primo Arcandy Fitness di Roma, la catena di palestre di Madonna, ed è già boom di richieste. Molte le prenotazioni arrivate ai centralini della sede di Via Capodafrica, di fronte al Colosseo. Un'altra sede capitolina a Parioli dovrebbe aprire a breve.